Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Montagne con Pier. Allora, oggi è Ferragosto e andremo sul lago della Duchessa, siamo sulle montagne della Duchessa, faremo un pernotto lì al lago e sono in compagnia del grande Luca Ventrella. Ciao, come è Luca? Molto sudato oltretutto. Fa caldissimo ragazzi oggi, lui ha un canale YouTube che dopo vi lascerò sotto in descrizione, è apicoltore. Cerco di fare tutto, ma poi vabbè. Pianti anche gli alberi, le piante, fa tutto. Quindi iscrivetevi al canale perché fa dei video top. E vi ripeto, oggi siamo nella montagna della Duchessa. Farò un bel pernotto lì al lago e poi domattina all'alba ci sveglieremo con calma e faremo la vetta di Cima di Macchia Triste, Muro Lungo e Iaccio dei Montoni. Siamo partiti da Cartore per il sentiero 2B. Adesso stiamo risalendo il vallone di Fua. Questa bella vegetazione. Misto rocce e poi fra un po' sempre sul sentiero 2B intersecheremo il vallone del cieco. Vabbè ragazzi, detto questo, noi vi auguriamo una buona visione e ci vediamo lungo il sentiero. Eccoci che siamo quasi per uscire dal vallone di Fua e fra un po' qui sopra ci metteremo il vallone del cieco. Giornata calda però a tratti ben ventilata e zaini belli pesanti, però vabbè dai, ci sta. Luca, com'è? Mi preparo per il vallone del cieco. Va. Ah, okay. Ok, che tra l'altro dovrebbero esserci anche dei passaggi con catena. Qui sotto tutta la valle della Fua che abbiamo fatto fino adesso. Con dei piccoli passaggetti su roccia, ma niente di che, però molto bello, come è molto bello anche il bosco che abbiamo attraversato fino adesso, il bosco della Valle di Fua. Va bene, proseguiamo. Bene, ed eccoci che dopo aver passato quel tratto di sentiero attrezzato con catene, adesso ci stiamo immettendo nel vallone del cieco e fra un po' dovremmo arrivare in zona Caparnie e anche vicino al bivacco Panei. Il bosco comunque dall'attacco del sentiero arriva proprio fino al bivacco Panei. Diciamo che in questa giornata calda di Ferragosto ci è andata proprio di lusso, perché siamo stati sempre a fresco, c'è un po' d'arietta, quindi alla grande. Comunque mi stavo dimenticando di dirvi che stiamo facendo anche un tratto di sentiero oggi, che sarebbe il cammino dei briganti. È un trekking di circa 100 km ed è spettacolare, ve lo consiglio, anche se io non l'ho mai fatto, però studiandolo un po' vi posso assicurare che è molto bello e passa proprio sul sentiero che stiamo facendo noi oggi. Adesso siamo in zona Caparnie, qui. Spettacolo, ambientazione, questo qui è il Muro Lungo, se non erro. Com'è Luca questo paesaggio? Bello, una meraviglia. Meno male. Gran bei faggi, bel bosco. Sono contento. Va bene, proseguiamo e adesso arriveremo a Rifugio Panei, che è proprio qui dietro. Comunque una volta usciti
dal bosco del Vallone del Cieco, e dal Vallone del Cieco si apre un panorama stupendo. Qui sul bivacco Gigi Panè che avete visto prima, ci sono altri stazzi pastorali qui. Questo qui è il casale Speramario. Un altro bivacco barra rifugio qui. Quindi diciamo che questa zona comunque è ben fornita per ripararsi, se non si ha una tenda. Diciamo che questa zona è ottima per pernottare in questi bivacchi. C'è anche la fonte Salamone, dove adesso andremo a riempire un po' le nostre bottiglie d'acqua, e fra un po' arriveremo al lago della Duchessa, che è proprio qui dietro, qui col muro lungo qui sopra. Spettacolo. Facciamo la bacchia stasera, Pier. Questa sera, Luca, il menù prevede salmone, abbacchio, sì, ok, dai. Abbacchio con patate. Esatto. Arrivati al lago della Duchessa, ragazzi, spettacolare, circondati da tutte le vette qui che sono sul lago della Duchessa, qui con il muro lungo, cimata di macchia triste, costone, tutte e due. Vabbè, qui si sale per Cimata Zis e il morrone della Duchessa, e qui lo splendido lago della Duchessa. Eccoci qui sulle sponde del lago della Duchessa, spettacolare, ragazzi, accompagnati da mucche e cavalli. Panorama ovviamente super. Io e Luca stavamo valutando se riscendere per il Vallone di Teve oppure riscendere per il percorso che abbiamo fatto oggi per salire qui. Qui c'è il Vado dell'Asina, che poi porta alle vette che vi ho elencato prima, Cima Zis, Monte Morrone. Va bene, noi adesso risaliamo un po' sopra questa collinetta qui e piazzeremo le tende. Ho visto un Luca Ventrella che se ne sta andando molto contento, quindi sono anche molto contento anch'io. E va bene, adesso ci andiamo a preparare per montare la tenda, bivaccare e fare una bella cenetta. Abbiamo montato la tenda, eccola qui, adesso la lasciamo un po' aperta così arieggia un po'. Tenda Ferrino Sintesi 2x2. Qui c'è Luca che ammira il lago della Duchessa. Abbiamo scelto questa bella collinetta qui, vista lago. E niente, adesso ci godiamo un po' il tramonto. Tira un po' di vento, però comunque si sta bene, e fra un po' inizieremo a mangiarci qualcosina. Bene amici, allora, siccome sia io che Luca purtroppo ci siamo dimenticati il coltello in macchina, e adesso vi mostreremo come si taglia il pecorino. Semplicemente con un coltello fatto con del calcare, perché penso che sia calcare questo. Vediamo un po'. Tu prendere calcare, sbucciare pecorino con eleganza, mi raccomando, l'eleganza fondamentale, e tagliare. Pensate un po' come siamo ridotti, però vabbè, è meglio di niente.
Comunque il menù della serata è pecorino, buon zaccagnini rosso montepulciano che non può mai mancare. Eccola lì, la fettina di pecorino, guardè, guardè, ma che eleganza, eh? Sembra quasi Gran Padano. Insomma. Vedete che va bene, basta così. Ottimo. E poi qui abbiamo delle ottime salsicce spalmabili, che ovviamente metteremo nel pane che è qui. Va bene, direi che come cena aperitivo va alla grande. Altro che. Sì. Sì, adesso assaggiamo questo, anzi facciamo l'assaggio in diretta, va? Vai. Che io sono forestiero, quindi esatto, io lo conosco bene, quindi vediamo vai. Un posto pecorino abruzzese com'è. È ottimo, molto molto buono, giusto compromesso poi tra stagionatura, cioè è stagionato, non è troppo ma... duro né troppo, esatto, è bello a metà strada, ecco, diciamo. Sì. Salute, salute. Se avevamo una bottiglia in più stasera, andavamo a cavalcare i cavalli allo stato bravo, sicuro. Va bene amici, dopo una grande cena con il coltello fatto di pietra, coltello di calcare, by Luca, siamo fatti una bella camminatina, un po' di foto alle stelle, siamo goduti un po' di relax e adesso è arrivato il momento della nanna. Va bene, ci vediamo domattina con l'alba. Notte. Buonanotte. Ah, buongiorno a tutti ed eccoci che dopo una bella colazione, un bel caffettino e dopo aver smontato il tutto ci siamo rimessi in cammino. Adesso abbiamo ripreso il sentiero 2H e stiamo percorrendo la Valle Fredda, è questa qui. Non è molto fredda, eh? Effettivamente, come dice Luca, non è molto fredda, fa abbastanza caldo e ci siamo alzati molto con calma questa mattina. Sono le 9, quindi dai, abbiamo fatto così con calma. E adesso ci accingiamo ad andare alla prima vetta della giornata, che è la vetta di Muro Lungo, che è questa qui dietro. Poi faremo la vetta dello Iaccio dei Montoni e per finire la vetta di Cimata di Macchia Triste. Qui siamo accompagnati dalle solagne del Lago della Duchessa. Bello, un bello ambiente. Notte abbastanza calda, siamo stati bene, quindi non ci lamentiamo. Ed eccoci che abbiamo svalicato dopo essere saliti dalla Valle Fredda, e questa qui sotto, qui abbiamo Cimate di Macchia Triste che faremo dopo. E adesso andremo sulla prima vetta della giornata, che è il Muro Lungo, poi andremo dietro alla vetta dei Iaccio dei Montoni e qui siamo accompagnati da un bel panorama sul Parco Nazionale d'Abruzzo giù, qui sotto il Vallone di Teve con il Monte Rozza, tutto il gruppo del Velino qui con tutte le sue relative vette, Monte Bicchero giù, qui abbiamo le vette di Punta Trento e Trieste, il Costone, in lontananza si può ammirare il Gran Sasso e giù anche i Sibillini. Beh, siamo circondati da parecchie vette e tra l'altro ieri, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che qui siamo sulle montagne della Duchessa, che sono attaccate al parco regionale Verino Silente, però diciamo che tra virgolette fanno parte
del Parco Regionale Velino Sirente, ma sono una riserva naturale. Ma diciamo che la riserva naturale delle montagne della Duchessa è una cosa a parte, però comunque stanno a confine tra Abruzzo e Lazio. Va bene, giornata spettacolare comunque anche oggi, e adesso proseguiamo con la prima meta della giornata, che è il Muro Lungo, in questa bella piccola vallettina. Qui sotto tra l'altro c'è anche la Grotta dell'Oro. Bene amici, eccoci qui arrivati sulla prima vetta della giornata, la vetta di Muro Lungo, 2184 metri. Adesso facciamo una piccola panoramica come sempre, poi andremo sulla seconda vetta della giornata, che è la vetta Iaccio dei Montoni, che è proprio qui sotto. Però prima di questo devo fare un piccolo regalo a Luca, che già vedo sbandierare. Grazie Pier, maglietta di Pier, maglietta ufficiale, che porterò con me, quindi la vedrete nei miei video. E Luca invece mi ha regalato la sua di maglia. Dammi una manina. La maglietta del canale. Eccola qui. Nonché unico esemplare esistente, come dicevo. Grazie mille Luca. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Luca Ventrella Outdoors. Ve lo lascio sotto in descrizione. Qui sotto abbiamo il lago della Duchessa, dove abbiamo dormito noi stanotte. Qui tutto il Morrone, Cima Zis, il Vado dell'Asina, Punta dell'Uccetto. Poi giù tutta la catena del Gran Sasso, si vedono i Sibillini, i Monti Riatini col Terminillo, qui credo i Simbruini, poi giù abbiamo il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, qui sotto la splendida Piana del Fucino, con il Monte Rozza, il Velino e le altre relative vette del Velino qui attorno, giù ci sono altre vette del Velino con Punta Trento, Punta Trieste, il Costone, Costone Occidentale, eccetera. Poi giù abbiamo Cima Nord di Passo il Puzzillo, il Morretano, qui dietro il Monte Puzzillo, dietro ancora c'è il Monte Oca che si vede un pochettino qui, qui c'è l'Orsello, giù in lontananza si intravede un po' la Maiella, qui guardando verso Capo di Teve, qui sotto c'è la Valle di Teve, da dove si può salire anche per fare questi itinerari che abbiamo fatto noi in questi due giorni. E vi ripeto, siamo circondati da un ambiente stupendo, molte vette, valli, soprattutto qui nella zona del Velino. Giù si intravede anche il Sirente e giù i Monti della Magnola, se non sbaglio. Qui sotto tutta la Valle Fredda che abbiamo fatto per salire qui alla vetta del Muro Lungo. Qui c'è la Valle del Capitello con il Monte della Torricella. Spettacolo. Comunque è inutile che sto a elencarvi tutti i nomi delle vette, perché sennò qui non finiamo più. E poi comunque dai, diciamo che le conoscete un po'. Va bene, adesso ci mangiamo qualcosina e poi ripartiamo per la seconda vetta della giornata. E qui tra l'altro sul Muro Lungo c'è una bellissima parete che vi ho fatto vedere prima, e da lì sono anche alcune vie di arrampicata molto interessanti. Eccoci sulla seconda vetta della giornata, Cima Iaccio dei Montoni. Prima eravamo lì sul Muro Lungo, una breve discesa, e siamo arrivati qui in vetta. Il panorama è stupendo anche da qui. Com'è? Alla grande, direi grandissima. Abbiamo archiviato la seconda cima della giornata, adesso vediamo di fare l'ultima e si torna a casa. Sì, adesso faremo la terza e ultima vetta giornata a Cimate di Macchia Triste, e poi lì valuteremo se riscendere per il Vallone di Teve oppure se fare il sentiero che abbiamo fatto ieri all'andata. Vediamo un po'. Comunque sono felicissimo che il tutto stia piacendo a Luca. Assolutamente, bellissime zone. Yeah. Ed ecco che abbiamo abbandonato anche la seconda vetta della giornata. Siamo tornati sul sentiero fatto stamattina per salire al Muro Lungo, che vedete alle nostre spalle. Vabbè, adesso torniamo in direzione Lago della Duchessa, però andremo su Cima di Macchia Triste, che è questa qui. E comunque per la vetta di Muro Lungo abbiamo seguito il sentiero 2H, lo stesso di stamattina che partiva dal Lago della Duchessa per la Valle Fredda. Per andare sullo Iaccio dei Montoni il sentiero non è segnato, però è ben
evidente. Bene, ed eccoci che stiamo scendendo dal vado che prima ci ha portato sulle vette di Muro Lungo e Ghiaccio dei Montoni, il vado che proviene da Valle Fredda qui a sinistra. Adesso facciamo gli ultimi metri di salita e andiamo all'ultima della giornata, che è cimata di macchia triste. E comunque anche questa 2 giorni qui sui monti della Duchessa con gli zaini belli carichi stiamo accumulando abbastanza chilometri e un bel po' di dislivello, però vabbè, dai, ci sta tutto. Giornata comunque fantastica, calda ma con un bel venticello che è, diciamo, allevia il tutto. Ed eccoci sulla terza ed ultima vetta della giornata. Grande Luca, basta ragazzi. Per me basta, bellissimo, però adesso comincio ad essere un po' stanco. Ok, vabbè, sta in forma Luca, fa solo finta. Va bene, un'ultima panoramica prima di riscendere e poi torniamo per il sentiero che abbiamo fatto l'andata, perché scendere per il vallone di Teve allungheremo un po' troppo. Qui siamo sempre accompagnati dal Monte Rozza, il Monte di Sevice, il Monte Velino. Qui, questa zona qui tutta un po' bella rocciosa, si chiama Valle dei Briganti. Qui c'è il Monte Bicchero, la sella del Bicchero anche. Qui sotto l'alta valle di Teve, spettacolare, con il Costone, Ovena Stellante qui. Qui sotto qui c'è lo Ghiaccio dell'Agnello e qui c'è il Costone Occidentale. Poi vabbè, giù le vette che già vi ho elencato prima, con Torricella, Puzzillo, Orsello. Questo qui è il Monte Cava, Monte Morrone Cima Zis, Punta dell'Uccetto. Qui sotto c'è tutta la valle del Lago della Duchessa, qui la Valle Fredda dove riscenderemo dopo e dove siamo saliti stamattina, il Muro Lungo e lo Ghiaccio dei Montoni dove eravamo prima. E vabbè, un ottimo panorama su molte vette dell'Appennino. Vabbè, detto questo, riscendiamo. Ed eccoci rimessi ragazzi nella Valle Fredda, stiamo andando verso il Lago della Duchessa, abbiamo ripreso il sentiero 2H e niente, adesso ci rimettiamo nel vallone del Cieco passando per i rifugi di ieri, Cicipanei, quei bivacchi che avete visto. E poi ci rimettiamo definitivamente nel vallone di Fua e poi torneremo alla macchina, quindi a Cartore. Comunque ragazzi, per salire anche sulla vetta di cima di Macchia Triste, dal valico della Valle Fredda, e il sentiero anche lì non c'è. Diciamo che si segue un po' a occhio i sentieri fatti dagli animali. Non è segnato, è abbastanza evidente, però ci si deve fare un po' caso. Vabbè che comunque la vetta è proprio lì di fronte, quindi non è difficilissima ritrovarla, ecco. Ed eccoci qui ragazzi, che abbiamo appena abbandonato anche il Lago della Duchessa, con le immagini precedenti che avete visto, e adesso ci rimettiamo nel vallone del Cieco in direzione alle Caparnie, dove ci sono quei rifugi che avete visto ieri con il rifugio Gigi Panei, per il sentiero 2B. Abbiamo anche abbandonato la zona delle Caparnie e i rifugi che avete visto prima, sono proprio lì dietro le nostre spalle. E comunque volevo dirvi che per salire qui al Lago della Duchessa e fare le vette che abbiamo fatto noi oggi, si può salire da Cartore, da dove siamo saliti noi, da Bocca di Teve, che sempre sarebbe l'inizio della valle di Teve, e si può salire da Corvaro, si può salire da Cao di Cartore, oppure si può salire dal Valico delle Chiesole andando verso la zona di Campo Felice, passando per la Valle del Campitello, e si può salire anche proprio dalla piana di Campo Felice passando per la Valle del Puzzillo, e si può salire anche, è un'escursione anche abbastanza lunga, dai piani di Pezza. Qui ragazzi, andando verso il vallone di Fua, mi sono dimenticato di dirvi ieri ragazzi, qui c'è un bivio e questo bivio a destra porta alla Val di Cesa, che tra l'altro è un altro itinerario da dove si può salire per l'itinerario che abbiamo fatto noi,
Quello poi comunque si ricongiunge sempre a fine vallata alla Valle di Fua, che si prende qui a sinistra e poi riporta sempre lì a Cartore. Ed ecco che siamo quasi arrivati alla macchina, mancheranno se non 500 metri. Che dire, è stata una bella escursione di 2 giorni con un fantastico pernotto con il mitico Luca. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, dove vi lascerò sotto in descrizione. E ovviamente iscrivetevi anche al mio e seguitemi anche su Instagram se vi va. Luca nel frattempo stava andando per terra. Normale, quest'ultimo tratto è così. E che dire, adesso ancora non abbiamo controllato il GPS per vedere il dislivello e chilometraggi, però più o meno dovremmo essere sui 20 km abbondanti e 1500 metri di dislivello positivo. Comunque qui sotto adesso vi scriverò il tutto. Luca, a te le conclusioni. Beh, allora, un bellissimo itinerario. Diciamo che, vabbè, oggi è giornata proprio caldissima, quindi abbiamo sofferto un pochino. Pure Un ieri. po' di venticello ci ha graziato. Niente, comunque assolutamente promosso, un bellissimo itinerario che vi consiglio. E basta, adesso io torno in sella alla mia Vespa e faccio ancora un po' di strada. Fino a Palermo, perché il nostro amico Luca è partito da Zona Novara ed è diretto in Vespa fino a Palermo. Una grande e bella cavalcata in Vespa. Vabbè, ragazzi, che dire, noi vi salutiamo. Vi ripeto, è stata una 2 giorni fantastica. Ve lo consiglio il Lago della Duchessa. Ah, se volete pernottare al Lago della Duchessa, dovete fare un modulo che potete trovare sul sito delle montagne della Duchessa. E basta compilarlo, inviarlo via mail e loro vi daranno la risposta come abbiamo fatto noi. Vabbè, ragazzi, detto questo, noi vi salutiamo. Lascio un bel mi piace a questo video e ci vediamo al prossimo video, alla prossima escursione. Ciao ciao! Ciao!